Bentornati, bentornati. Non c'è nessuno. Bentornati, ce lo diciamo noi. Allora, vediamo, vediamo se qualche fedelissimo si collega. Approfittato tutti della fase 2 per andare a trovare i congiunti. Uno. Ecco, vedi? Qualcuno si collega. Bene, bene, quindi chi salutiamo? Boh, Francesca, la prima, Giorgio. Ciao Francesca, ciao Giorgio. Quindi questa sera torniamo a fare un bel primo piatto, visto che comunque sia è sabato, ci concediamo un bel primo fatto con Aspè, però facciamo queste le cose fatte bene. porchine. Aspetta che arrivino in tre. Perché, Ah, eccoli, in tre, si inizia ok, in tre. perfetto. Dai. Ringraziamo il nostro amico, quindi grazie a Danilo Pastificio Piccinilli per queste conchiglie che io non le ho mai provate, ma devo dire che mi ispirano molto. Quindi questa è una pasta acqua e farina, C'è quindi pure vina. non utilizziamo l'uovo. Allora, questa sera come andremo a fare queste conchiglie? Le andremo a fare con delle fave, dei pomodori gialli e rossi, un po' di pancetta, pecorino e completiamo il tutto con del timo limonato. Premesso che Con Francesca, io non scritto sia un Panilli. amante delle fave, cioè a me piacciono crude, però devo dire che questo piatto ha il suo perché. Quindi, Comunque, Pina ci ha scritto un messaggio che io lo vorrei leggere. Ha scritto: ciao, ci sono. Ecco. Oh, vedi? grazie, Pina. La tecnologia che cosa fa? Allora, Danza del iniziamo. Monte, buonasera. Ciao. Iniziamo subito. Che cosa facciamo? Facciamo questa volta prima la pancetta perché mi serve croccante, poi la tolgo. Abbondiamo. Questo tanto è Ma casareccia. come si fa a distinguere il guanciale dalla pancetta? Ecco, in questo, diciamo, Dante penso sia un maestro, fa delle dei lavoretti, niente male. Allora, il guanciale è la guancia del maiale, la Però pancetta sono. esteticamente. Beh, si vede, cioè, mo così non te lo potrei dire. Questa è pancetta. Alcuni la spaccia, cioè, ci provano a spacciarla, cioè, ti confondono un po' le idee, pancetta per guanciale e via dicendo, ma la differenza c'è, si vede pure dalle venature della carne, insomma. È inutile. Fregare la gente. Allora, che cosa facciamo? Che cosa facciamo? Ma Roscio, dico, se ancora non si collega? Ah, Roscio ci ha abbandonato questa sera. Bene, Vabbè, c'era avuto i suoi bene. motivi. Vabbè, buon per lui. Comunque, sapevo che si doveva fare i capelli, ci sono rimasto. Allora, nella padella andiamo a rosolare la nostra pancetta. Nell'attesa andiamo a tagliare anche i nostri pomodorini, vi faccio vedere. Poi oggi è stata un'altra giornata. Campale. Allora, pomodorino giallo, io lo faccio in quattro, ma basterebbe Io pure comunque fatta quello una giallo non l'ho assaggiato. Scusa. quattro. Io l'ho messo giallo semplicemente perché mi piace, anzi, me li metto proprio a metà. Ne metto un po' a metà e un po' a quattro. Anche perché vedete che bel contrasto di colori. Poi abbiamo il verde, insomma, dovrebbe venire L'hai messo pure un bel abbinato. piatto colorato. La bullina abbinata alle fave, Ah, sì. Beh, la ciotolina. è andato, cioè, non è stata, diciamo, studiata la cosa. Ah, pure Simona manca. Vabbè, ma è vero pure che noi abbiamo utilizzato il sabato per fare la diretta perché in realtà è il giorno dove siamo un po' meno impegnati. Tranne io oggi, però vabbè, fa Vabbè. niente. Francesco Del Brusco, buonasera, prof. Ciao Francesco. Allora, qui facciamo andare la nostra pancetta.
Io ho messo un goccio d'olio, ma in realtà adesso la pancetta tira fuori tutto il suo grasso. E se vediamo che è troppo, un po' lo scoliamo. Alfonso Sidro scrive super. Ciao Alfonso. Intanto continuiamo a tagliare i nostri pomodorini. Allora, oggi il consiglio che ci hanno dato è di seguire, cioè devi inquadrare, questo mi rivolgo a di più ciò che facciamo, perché sto sempre così, non ti inquadro più. Forse era una scusa per dire guarda, non mi vogliono vedere, e allora è meglio inquadrare il tagliere. Allora, questo non inquadro abbastanza il tagliere. Sì, secondo me sì, però infatti ho detto grazie del consiglio. Guarda che non ti inquadro più, perché pure Livia me l'ha fatto presente, però Fabrizio, più di un mese fa, Fabrizio. Ormai guarda, sono il tagliere. Claudio ci ha pure dato un consiglio. Chi? Che la possiamo. Claudio, beh, non lo conosci. Diciamo un mio amico. Ah, quello della camera. Per quanto riguarda l'asta, sì. Comunque ci sono Cristian, Nadia e Luigi, Angelo. Ok. A leggere Luigi. Ma dico, nessuno scrive nulla? No. E come mai? Ah sì, Angelo ha scritto. Buona serata ragazzi, ciao grande Roberto. Ciao Angelo. Angelo, appena arriva tutto e venga a trovare a Roma. Via di Girolamo. Allora, sì, diciamo che questa è pure bella grassa. E visto che conviene accendere la cappa, perché altrimenti tra poco questo odore rimarrà per tutta la cucina. Allora, quindi ci siamo, siamo già a buon punto. Questo è un piatto molto veloce, perché allora la rottura qual è? È semplicemente pulire le fave. Perché queste così va bene inquadrato così, sto entrando nella ciotola, le ho spellate. Guarda, tanto e poi per fare le riprese praticamente tu hai scelto la persona peggiore. Non è che ci avessi chissà quanta scelta, alternative, in effetti. Allora questa è la nostra pancetta croccante. Per farla croccante ci sono vari modi, io adesso sto utilizzando la padella, perché tanto ho bisogno della padella e va bene. Se no lo potete fare al forno, lo potete fare al microonde, lo potete fare veramente, la potete fare in vari modi. Io in altre occasioni vi ho fatto vedere l'utilizzo del forno al microonde. Allora, fatto questo, ok, ma la scoli un pochetto? La scolo perché altrimenti il nostro fegato non ci ringrazia. Allora andiamo a togliere questa pancetta. Poi credevo che andassi a, non so perché mi ero fatta la fantasia che in modo greva, andiamo a togliere questa gnagnetta, invece poi hai detto pancetta. Ciao Elisa Venezia. Ciao Elisa. Sporchiamo, oggi sto in vena proprio, tanto c'è la lavastoviglie. Oggi, che cosa facciamo? La corsitaglioli. Togliamo un po' di grasso. Io ho messo pure l'olio, pensate un po'. Ne ho messo poco, però in realtà rosolare la pancetta, far sciogliere la pancetta senza olio mi dà secondo me cambia, perché ha un profumo diverso, e allora preferisco sempre aggiungere un po' d'olio e poi magari scolarlo, perché altrimenti la pancetta secondo me cambia sapore. Non so il motivo, però ho questa impressione. Poi, fatto questo, nello stesso olio, diciamo nello stesso grasso, vado a mettere pochissima cipolla. Io metto la cipolla rossa perché è quella che abbiamo già utilizzato ieri, ma potete mettere anche lo scalogno, No, sto a ridere perché Angela ha scritto ci sono le colleghe che ti stanno aspettando, non è vero.
tu hai detto che una volta finito tutto saresti andato a scuola, quindi Angelo ti ha scritto ci sono le colleghe che ti stanno aspettando. Grande Angelo. Che te possino. Angelo, veramente mi mancate, non vedo, cioè dobbiamo rifare le nostre colazioni, mo qualche mattina appena ripartirà la scuola, quindi se ne parla a settembre. Allora, cipolla, metto subito il nostro pomodoro. Che è? Non lei ride. Guarda, perché siamo in diretta e potrebbero sentire dei minori. Giorgio scrive: se la voce fuori campo continua così, non si capisce niente. Tacchete! Frecciatina! Comunque devo ringraziare tutte le persone perché che ci seguono, che seguono la nostra pagina di Cuciniamo. Oggi abbiamo superato le 1000 persone, eh? Cioè, quindi, beh, bravi, continuate così. Allora, scherzi a parte, torniamo alla nostra ricetta. Quindi in padella ho messo cipolla e pomodori gialli e rossi. Questi non li facciamo cuocere tanto, perché naturalmente più cuociono e più poi tendono, diciamo, a perdere un po' di consistenza. Quindi. Ma le fave sono, le sbollentate prima? No, le fave le ho semplicemente pulite prima, le ho sbucciate. E adesso le andrò a calare nell'acqua bollente. Insieme alla pasta? Insieme alla pasta, sì. Pensa tu. Parliamo di pasta fresca, quindi è una pasta che cuoce veramente in pochi minuti. Il tempo, ecco, facciamo appassire il nostro pomodoro. Poi, nell'attesa, andiamo a scegliere il nostro timo. Questo è il timo limonato. Praticamente è come il timo, però ha, diciamo, un profumo che ricorda molto il limone. Comunque Marco Fiero scherzi, i pomodori gialli e rossi non mi ispirano per niente, indovina un po' perché laziale. Sì, lui è laziale e quindi vabbè, ma tu scegli o gialli o rossi. Invece io ho pensato, non so perché ho pensato a Fabio De Livia. Lui è romanista. Vabbè, non perché io non conosco altri romanisti, però ho pensato immediatamente a Fabio De Livia quando l'ho visti associati. No, no, Marco Fiero, diciamo, è proprio romanista. Allora, Marco, ho visto che mi hai mandato un messaggio, poi ti rispondo perché stavo per, cioè neanche ho avuto tempo di leggerlo, ho letto soltanto che mi hai scritto e poi ti rispondo. Allora, quindi qua ci siamo, adesso visto che ne abbiamo un po' di timo e andiamo a pelare un po', iniziamo a mettere qualche fogliolina adesso e poi ce lo conserviamo per la parte finale. Quindi questo lo mettiamo adesso. Passa come profumo. Eccolo rosso. Rosso ormai alla fine, arriva. Oggi ho pure scritto se facevamo una diretta. Dulcis in fundo. Rosso, te li sei fatti i capelli? Ok, allora qua ci siamo. Arrivato a questo punto. Ricapitolando per i ritardatari tipo rosso, che cosa stiamo facendo? Stiamo facendo delle conchiglie con fave, pomodori giallo e rossi, gialli e rossi, almeno così non dico giallo rossi. Io l'ho scritto apposta. Pancetta, pecorino e timo limonato. Allora, qua nella padella come prima cosa ho fatto rosolare la pancetta, l'ho tolta. Nello stesso grasso, diciamo, ho fatto appassire i pomodori, un po' di cipolla e del timo limonato. Comunque c'è pure Christian, non avevamo mai visto. Christian Alessandri. Grande Christian. Christian, oggi l'ho pure salutato, ho incontrato tuo fratello, però secondo me non mi ha riconosciuto. Quindi non hai salutato Christian, hai salutato stavo fratello. Parlando col fratello, quindi che devo fare. Però secondo me Daniele mi ha salutato, come di chi sarà, boh. Allora, arrivato a questo punto, il sale l'ho messo. Ah no, 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 no. Prima della pasta. Le fave. Dobbiamo calare le fave. Ho fatto tutto questo per fare le fave. Quindi ci siamo quasi, cambiamo, alziamo i motori, ok, quindi caliamo le fave, l'acqua è salata,
Ma tu l'avevi mai fatta la ricetta? No. Questa? No. Però l'ho assaggiata da mamma Pina. Il precursore. Dicevo, nonostante io non sia un amante di fave fresche, di fave cotte, devo dire che mi sono ricreduto, perché è una ricetta molto molto sfiziosa. Quindi, ecco, aspetto un minuto, dopodiché calo anche la pasta. Qua, se volete, potete mettere anche il peperoncino. Un pochino. Noi vogliamo, mettiamo un po' di peperoncino. Senti, ti stanno riprendendo anche questa sera per, come, per le tue riprese? No, però mi ha ripreso Giorgio. Ciao Franca. Ciao Franca. Allora, di questo ne metto proprio poco, 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 per il solito discorso, perché questa è una bomba. Io questo peperoncino l'ho visto mangiare, oltre, diciamo, a poche persone del mio gruppo di amici, a due colleghi di lavoro che praticamente lo mangiano proprio in un modo come se fosse cioccolata, e secondo me, non lo so, se non l'avessi visti non ci avrei mai creduto. Io certe volte mi sono sentita proprio male. Ma questo è... Con tutto che a me piace molto. Considerando però... che tra i vari peperoncini quello meno piccante è l'abanero, poi c'è il moruga, c'è il nagava, insomma... Nagamori. Ce ne stanno... Però quest'anno non l'abbiamo fatti. Quest'anno non è che non l'abbiamo fatti, è che non... non siamo potuti uscire, non hanno fatto il mercato, che sicuramente avrei dovuto prendere su internet quei semi... Però ancora abbiamo una scorta. Però chi dice attento ti tengo d'occhio. Chi? Giorgio Rocchi. Grande chef, ciao chef. Allora, il problema mio adesso è come tiriamo fuori la pasta, così, no, così non finiamo mai. Ecco quello piccolo. No. Sì, beh, siamo fino a domani. No, non con quello, con la pasta, quello con la rete. Come si chiama? Come si chiama? Vediamo. Ciao Barbara Melli, il colapasta, lo scolapasta. Come si chiama? Questo? Questo si chiama mandolino. Col mandolino? Certo. Perché ha la forma di un mandolino. Però il suo nome è scolapasta a mandolino. Si chiama scolapasta però, a mandolino è la forma. Va bene, c'hai ragione tu. Mo' Francesco Del Brusco ti riprende. Allora, visto... Con la pasta a mandolino, no mandolino. Sì, vabbè, però nelle cucine ti dicono prendi il mandolino, cioè... Vabbè. Allora, arrivata a questo punto, che cosa Gianmarco facciamo? Gianmarco Piccinilli in diretta. Oh, ciao Gianmarco. Grazie della pasta, Ricordiamo che questa pasta... diciamo ce l'hanno data loro, pastificio Piccinilli. La prossima volta io voglio i ravioli. Quei ravioli però li dobbiamo fare, cioè io ho una bella ricetta in mente e diciamo oggi abbiamo fatto in tempo, perché anche abbiamo... perché io ti avevo suggerito di mantenere la stagionalità. E va bene, dai, diciamo di sì. Comunque qua ci siamo quasi, è un minuto solo. Se alzo la fiamma rischio di farci cadere tutto per terra, quindi devo fare alzi e bassi, alti e bassi, alti e bassi. Cambio prospettiva, va. Ci siamo quasi, eh? Io non ho assaggiato assale, sì, però mi fido. Ma che assaggio io? Ho assaggiato io. Fai la prova? Sì. Cucino solo tutti timidi comunque, nessuno scrive, come mai? Così sono stufati. Beh, Gianmarco Piccinilli ha scritto ciao. Ciao Gianmarco. Allora, ci siamo quasi. Boh, mi hai fatto assaggiare una puntina di dove, mi pare buona, una puntina di sughetto. Capito? Non va manco bene. Come scotta.
Quindi pomodoro giallo, rosso, verde delle fave. È proprio estiva, no, è primaverile, perché le fave d'estate non ci sono, no? Che poi... E la pancetta, ecco, il rosso. Diciamo, la pancetta è l'unica parte meno light, va, perché... Sennò... pure il pecorino. Devi togliere questo così. Ma questo l'ho messo perché ho pulito sopra, così vedono che puliamo, no? Allora, qua togliamo tutto, sennò... Ah, guardate qua, facciamo così, che profumino, ecco, naturalmente le fave. Rosso dice non posso sentire ma vi sto a guardare, perché non può sentire? Rosso, ma queste novità tutte tu? Ma come mai, ti sei rotto l'audio? Roscio, hai lanciato un'altra volta il telefono da qualche parte? Allora, controlliamo, se non ci abbiamo... Perché ogni tanto la pasta, vedete? Si era attaccata al bordo. Triciccia. E allora la ripeschiamo nuovamente. Oh. Sta ancora qualcuno. Beh, anche perché è troppo grande il mandolino, cioè non rispettiamo la giusta proporzione, ma... Oh, arriviamo qua. Intanto la saltiamo. Oh, che bella che è. Bella colorata. Che profumino. Poi vedete che man mano che la... continuiamo, diciamo, a saltare, la salsa inizia a legarsi, quindi quando iniziamo a vedere che la salsa, diciamo, ricopre bene, non scivola sopra la pasta ma rimane bella aderente, ecco, significa che inizia ad avere la giusta consistenza, non è né troppo liquida e né troppo densa. Ecco, quando vediamo che fa questa patina sopra così, andiamo a mettere un po' della nostra pancetta croccante, potreste pure metterla sopra, però come, diciamo, decorazione, ma noi mettiamo in mezzo. A questo punto però dobbiamo fare tutto molto velocemente, altrimenti tutta la croccantezza della pancetta viene meno. Quindi, fatto questo, spegniamo, facciamo scendere un po' la temperatura, perché quando mettiamo il pecorino non dobbiamo stare troppo alti con la temperatura, altrimenti inizia a filare. Infatti, sotto al fornello spento, cioè il fornello l'ho spento, mettiamo il nostro pecorino, facciamo un profumino. Poi è pure bella colorata. Mm-hmm. Ecco, vedete, io i pomodori li ho fatti cuocere un po' troppo. Se li avessi fatti cuocere di meno, avremmo avuto sicuramente un bel contrasto cromatico. Però, il bello della diretta. Completiamo con qualche altra fogliolina di timo. Questo è timo limonato, eh? Quindi, diciamo, quel profumino di limone, un retrogusto di limone. È sempre molto delicato, però. Questo con le zucchine era buonissimo, con la pasta che aveva fatto Pino l'estate scorsa. Sentite che profumino, mettiamo tutto. Poi questi profumi così, la menta, il timo, sono proprio estivi, cioè mi fanno pensare sì, proprio... Sì. Quindi magari pasta calda con una salsa cruda. Ah, guardate qua, che bei colori. Ok. Fatto questo, andiamo a completare il nostro piatto in questo modo. Questo è uno. Che bello! Wow. Sì. E calcola che io ho fatto cuocere troppo il pomodoro, vabbè, anche perché mi sono messo a parlare, perché se no avremmo avuto proprio
anche diciamo visivamente la consistenza, una consistenza diversa, no? Invece così il pomodoro giallo praticamente lo abbiamo perso tutto. Forse il pomodoro giallo ha avuto una cottura prima di quello rosso, cioè aveva una consistenza più molle rispetto a quello rosso, se è cotto prima, non lo so. Allora, fatto questo, potete completare con altre scaglie di pecorino, con delle foglie di timo limonato, potete completare veramente come volete. Allora, questa qui è la nostra cena. Quindi, ricapitolando, abbiamo fatto delle conchiglie, quindi conchiglie fresche, acqua e farina, pastificio piccinilli, e fave, pomodori giallo e rossi, pecorino, pancetta e del timo limonato. Quindi per questa sera è tutto e poi vi aggiorneremo, vi faremo sapere il sapore. Ciao ciao e grazie, ciao, alla buona prossima serata. Ciao ciao. Ok. Aspetta, che non riesco a terminare.